della Calabria, soprattutto lungo le coste. Pensiamo per esempio alla villa di Casignana presso Locri, che è la più famosa di tutte. Questa qui è una delle ville lungo la fascia costiera tirrenica nel territorio di Temsa. Sicuramente noi sappiamo dalle fonti che il territorio di Temsa era importante per la produzione vinicola, quindi è probabile che il proprietario di questa villa producesse il famoso Vinus Temsanus ricordato da Plinio, e dall'esportazione di questi prodotti derivasse quel surplus economico che gli ha permesso di realizzare una struttura privata residenziale di notevole pregio. Quali sono le cose che la rendono? Dunque, noi siamo in un settore termale di questa villa, quindi i bagni privati dove il proprietario e i suoi amici prendevano i bagni, che come sapete sono una delle caratteristiche principali della società romana. Noi abbiamo indagato i bagni termali che sono qui dietro e abbiamo trovato una situazione di estremo interesse anche per la sua conservazione. C'è un ambiente molto grande, interamente ricoperto da un tappeto a mosaico che presenta delle figure legate all'ambiente marino, ci sono dei delfini e al centro c'è la figura probabilmente di Nettuno, il dio del mare. Questo grande ambiente dava accesso a delle vasche dove si poteva prendere il bagno freddo, in particolare la grande vasca quadrangolare che è importante perché è completamente conservata anche con i suoi rivestimenti in marmo pregiato di importazione, che è conservata in maniera straordinaria. Finanziamento l'abbiamo messo direttamente noi, che è una cosa chiaramente del tutto insufficiente. Io è chiaro che chiederò aiuto immediatamente alla provincia, alla regione, già contattato il presidente della provincia, spero di incontrare a breve l'assessore regionale Caligiuri. Credo che valga la pena che gli enti si mobilitino proprio per l'importanza di questo sito. Questo è una zona piena di fonti archeologiche, adesso ne ha la conferma. Guardi, sono anni che l'amministrazione comunale si è impegnata sul fronte di questi reperti archeologici. Ne sono venute alla luce tantissimi, molti mi dicono che trovano al museo di Reggio, ed è una storia lunga. Credo che addirittura 15 anni fa, 16 anni fa, si organizzò un primo convegno su Temesa dallo scetticismo un po' generale, poi questo scetticismo man mano si è, come dire, scemato, e i reperti invece hanno dato sempre di più, confermato quelle che erano le ipotesi. Ora chiaramente questo ritrovamento pone il problema.